Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6 che apriamo con la pagina dedicata al Covid. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha scritto una lettera al ministro Speranza affinché sia anticipata la zona bianca in Abruzzo al 31 maggio anziché al 7 giugno come già previsto. Intanto oggi sono 15 nuovi casi di positività al Covid nella nostra regione, un morto e 73 guariti. Anticipare la zona bianca, è questa la richiesta del presidente della regione Marsilio al ministro della salute Speranza. In una lettera il governatore chiede che l'Abruzzo entri nella fascia di restrizioni minime già a partire dal prossimo lunedì, il 31 di maggio, piuttosto che attendere il 7 giugno come già annunciato da Roma. Nella zona bianca sparirà il coprifuoco e rimarranno le sole regole che riguardano i comportamenti, come quelle sull'utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. L'Abruzzo ha un'incidenza del virus inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, sottolinea Marsilio, e inoltre nella scorsa settimana si è registrata una significativa diminuzione della pressione sugli ospedali e le relative terapie intensive. Nel caso in cui il ministro non assecondasse la richiesta di zona bianca per l'intera regione, conclude Marsilio, allora le restrizioni spariscano dal 31 maggio, quantomeno per la sola provincia di Pescara. Nel pescarese, infatti, da ormai molte settimane l'incidenza del virus è tra le più basse di tutta Italia. Intanto oggi sono 15 nuovi positivi al Covid in Abruzzo, hanno un'età compresa tra 5 e 86 anni e di questi 9 sono residenti in provincia di Chieti, 3 in quella dell'Aquila, 2 nel Pescarese e 0 nel Teramano. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. È quanto emerso dall'analisi di 1.298 tamponi molecolari, per un tasso di positività poco superiore all'1%. Oggi registrato un ulteriore decesso, avvenuto però nei giorni scorsi, e con gli ultimi 73 guariti, attualmente in Abruzzo sono 5.908 i positivi accertati, 59 in meno rispetto a ieri. Di questi 183 pazienti, 5 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 17 sono quelli in terapia intensiva. Nessun nuovo ricovero Covid in rianimazione nelle ultime 24 ore. Mentre gli altri 5.708 positivi accertati, 68 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Boom di prenotazioni al hub vaccinale di Montefino. Il centro polifunzionale accoglie la popolazione della Valfino e grazie a 3 linee vaccinali vengono somministrate fino a 700 dosi giornaliere di vaccino. Tania Bonici Castelli. Il centro polifunzionale di Montefino è uno dei 5 hub vaccinali individuati dall'ASL di Teramo per effettuare la vaccinazione di massa anti-Covid-19 sul territorio provinciale. In questa struttura sono attive 3 linee vaccinali a disposizione dei cittadini della Valfino e in particolare di Cellino, Cermignano e anche di Penne. Si vaccina 3 giorni a settimana e sono circa 700 le dosi giornaliere che vengono inoculate. Responsabile dell'hub di Montefino, il dottor Enrico Marini, primario di medicina all'ospedale San Salvatore di Atri. Afferiscono a Montefino cittadini anche della costa, Silvi, Pineto, Roseto, quindi insomma, che magari non sfruttano il fatto del vaccino per venire a visitare luoghi che magari non avevano mai visitato fino ad ora. L'organizzazione è anche assicurata dai volontari, dai tanti volontari. Sì, tantissimi volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle associazioni di volontariato in genere, che ci hanno dato ovviamente una grossa mano, perché sarebbe stato impensabile organizzare tutto questo solamente con il personale, come dire, strutturato dipendente, perché questa appunto è una vaccinazione di massa e come tale ovviamente richiede uno sforzo immane. La Valfino è un paradiso davvero bellissima, però ha avuto dei grandi problemi all'inizio della pandemia Covid, è diventata una zona rossa. Come mai? Quali sono le ragioni secondo lei? Ma perché la Valfino è proprio anche così, geograficamente è una comunità diciamo relativamente abbastanza chiusa, insomma, perché i paesi che ci sono hanno un'unica via di uscita e quindi i contatti sono sempre molto stretti tra un paese e l'altro, tant'è vero che la Valfino potrebbe essere inquadrata come un'unica entità, insomma, benché ci siano diversi comuni, quindi è ovvio che i primi contagi che ci sono stati, sembrerebbe a Castiglione Messer Raimondo, poi sono diventati numerosi proprio in tutti i comuni limitrofi. Tra i
medici vaccinatori c'è anche il sindaco di Montefino, Ernesto Piccari, in prima linea al fianco dei suoi concittadini. Una comunità questa che ha molto sofferto, in particolare all'inizio della pandemia da Covid-19. La Valfino infatti è stata tra le prime zone rosse d'Abruzzo, un contagio che si è diffuso velocemente e che ha fatto morire tanti residenti. E prosegue senza soste la campagna vaccinale anche al parafiere di Via Tirino a Pescara. Nel weekend oltre 2.400 sono stati i cittadini vaccinati. Oggi intanto sono state aperte le prenotazioni per altri 2.300 vaccini da somministrare tra il 26 e il 31 di maggio agli over 40 della provincia. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue senza soste la vaccinazione al palafiere di Via Tirino a Pescara, oltre 2.000 vaccinati nel weekend, 1.000 nella giornata di oggi. Assessore, si continua ad andare avanti? Sì, si continua ad andare avanti, sono numerosi i vaccini che vengono somministrati ogni giorno, come dicevi tra sabato e domenica oltre 2.400 vaccinazioni circa, oggi oltre 1.000 vaccinazioni, la nostra struttura con l'organizzazione è capace di farne di più, quindi aspettiamo una comunicazione da ASL che ci dia la possibilità di somministrare più vaccini possibili per accorciare quella che è l'immunizzazione e avere un'estate Covid free a Pescara. La dimostrazione è che questa dotazione strumentale che il Comune anche ha dotato questa struttura con le prenotazioni online per gli ultra quarantenni e prima ancora per gli ultra cinquantenni è vincente, tant'è che sono andati esauriti tutti i posti. Aspettiamo l'apertura alle altre classi di età per poter andare sempre ai più giovani e raggiungere ovviamente tutta l'immunizzazione per quest'estate. Tra poco ci saranno anche gli esami nelle scuole, avete delle comunicazioni in merito alle vaccinazioni per chi dovrà sostenere gli esami o è ancora presto? Allora, questa è una comunicazione centrale che non ancora arriva in comune, venerdì avremo il comitato ristretto dei sindaci, probabilmente ci sarà data comunicazione in quella sede. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, accelerare anche su queste classi di giovani cittadini pescaresi, non solo, visto che sono aperti a tutta la provincia, abbiamo una struttura pronta per aggredire quella che è il virus e la vaccinazione il prima possibile e passare quest'estate pescarese con la bandiera blu e libera dal Covid. Cambiamo argomento per tornare ad occuparci del disastro ambientale di Bussi sul Tirino. Edison ha presentato un ricorso alla sezione di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale contro la richiesta di integrazioni nella messa in sicurezza di emergenza e nelle misure di prevenzione relative alla bonifica della discarica Tremonti di Bussi, così come formulate dal Ministero della Transizione Ecologica in base ai recenti pareri di Ispra e Arta. La società contesta i provvedimenti notificati via PEC lo scorso 23 marzo, dopo aver ricostruito la lunga e complessa vicenda che ha interessato l'area. Secondo Edison, i provvedimenti gravati, tra le altre cose, non tengono adeguatamente conto degli interventi ambientali già in atto nelle aree contaminate, pretendono illegittimamente di individuare in Edison il responsabile della contaminazione. In base a quanto scrivono i legali della società, nel ricorso tali prescrizioni sono da considerare illegittime per violazione e falsa applicazione del principio chi inquina paga. Cambiamo argomento, le Naiadi restano ancora chiuse con i dipendenti in mobilitazione permanente. Questa mattina i sindacati hanno incontrato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, per chiedere che sulla vicenda ci siano delle risposte immediate da parte delle diverse parti in causa sulla vertenza dell'impianto sportivo. Le Naiadi continuano a restare chiuse, ma i sindacati vanno avanti per garantire il futuro dell'impianto e anche dei lavoratori. Questa mattina incontro con il sindaco di Pescara. Cupido, cosa dite, cosa volete far presente al primo cittadino? È proprio così, l'impianto delle Naiadi continua ad essere chiuso nonostante ci siano decreti, come tutti sanno, che ne prevedevano già la riapertura, almeno per quello che erano gli spazi all'aperto. Noi oggi ci aspettiamo dall'incontro che stiamo per fare qui in comune che ci siano degli impegni certi rispetto a questa apertura, ormai si trascina da troppo tempo avanti, vogliamo una data. Vogliamo tornare a lavorare, vogliamo che quell'impianto torni in qualche modo a aprire i cancelli. I lavoratori sono stanchi, sono ormai allo strenuo e questa situazione è diventata veramente insostenibile. Non riusciamo più
più a comprendere le ragioni di questo rimpallo di responsabilità, stiamo provando insieme ai lavoratori in mobilitazione a costringere tutti, perché questo è il nostro ruolo, a prendersi degli impegni che abbiano finalmente una data. Questa data quale potrebbe essere? Arti, per noi praticamente ci rifacciamo al documento della giunta comunale del 15 di marzo, dove veniva indicata con l'espressione immediata riapertura. Non c'era chiaramente una data, ma quel consiglio, lo ricordo bene, che impegnava giunta e sindaco già dal 15 di marzo la riapertura immediata, insomma immediata dopo 2 mesi e mezzo, mi sembra insomma un ossimoro in qualche modo. Ci sono due strade al momento, quella dell'affidamento della gestione delle Naiadi al comune di Pescara, ma c'è anche il project financing, è così? Ecco, è questo il dubbio che oggi deve essere sciolto, nel senso che entrambi si sono impegnati per risolvere il problema a breve, si sono impegnati il 15 di marzo a risolvere immediatamente la questione. Alla regione subentra il comune, bene, al comune subentra la regione, bene, a noi ci devono dire chi dei due rispetto agli impegni che formalmente entrambi hanno preso sarà quello che scioglierà l'arcano. A noi non interessa se si tratterà di un project piuttosto che di un nuovo appalto, piuttosto che di un affidamento. L'importante è che sia qualcosa di stabile, risolutivo e che dia garanzia a tutti i lavoratori, sia i dipendenti che i collaboratori. A proposito, quanti sono? Sono 60 realtà, 60 famiglie, 38 dipendenti e il resto collaboratori. Un anno di gran lavoro per la Croce Rossa di Spoltore, che con i suoi volontari ha effettuato oltre 4.000 interventi sul territorio. Ascoltiamo nel bilancio, nel servizio. Un anno di pandemia, Croce Rossa Italiana, Comitato di Spoltore sempre in prima linea per fronteggiare quella che è stata una vera e propria emergenza, Presidente. Sì, davvero, è un qualcosa che non ci aspettavamo, però dobbiamo davvero essere coraggiosi e soprattutto noi ringraziamo, io a mio nome personale, a nome di tutta la Croce Rossa, ringrazio i volontari che non si sono mai fermati, che hanno assistito la nostra popolazione H24, anche quando tutti fuggivano per paura di questa pandemia, perché comunque un virus che noi, di cui ancora oggi non ne abbiamo conoscenza piena e non sappiamo da dove ci colpisce. Comunque i nostri volontari inarrestabili, e questo lo voglio dire molto fiero di ciò che sto dicendo, che loro sono stati davvero inarrestabili, non si sono mai fermati. Pensate che in un anno hanno fatto 4.000 trasporti sanitari, 2.000 servizi di assistenza alla popolazione del comune di Spoltore, hanno consegnato vitti, hanno consegnato farmaci, hanno consegnato materiali di prima necessità, hanno consegnato anche i panni da cambiare in ospedali ai pazienti ricoverati nei reparti Covid. Tutto questo è un qualcosa che ci inorgoglisce del nostro fare, del nostro essere, e noi saremo sempre qui. Abbiamo fatto anche tante campagne di tamponi, oggi purtroppo le nostre ambulanze, qui ne vedete solo due, altre due sono impegnate a fare i vaccini nei vari posti hub dislocati qui, uno a Santa Teresa e altri in altri posti della città. Abbiamo fatto i tamponi, continuiamo ad essere presenti e noi saremo sempre qui presenti e non lasceremo mai soli nessuno. Noi in tutto quest'anno comunque abbiamo sempre garantito il nostro servizio istituzionale con il 118, pur non avendo una convenzione fissa, noi abbiamo una convenzione a gettoni. Quando siamo disponibili apriamo il servizio e diamo la disponibilità. Nonostante tutto noi lo abbiamo sempre fatto e qui abbiamo uno dei volontari veramente emblematici, il nostro Domenico, che comunque viene tutte le mattine da quando si è iscritto in Croce Rossa, ormai sono 6 anni, viene tutte le mattine dalle 8 alle 14, nonostante anche le reticenze da parte della famiglia che lo hanno cercato di tenere a casa proprio per paura di questa pandemia, lui è sempre stato presente dalle 8 alle 14 tutti i giorni e questo ha permesso alla nostra associazione di poter crescere e poter garantire i servizi e l'assistenza alla popolazione del nostro comune.
E a proposito di sanità, dai primi di maggio negli ospedali di Teramo e Atri è attivo un protocollo innovativo per la sedazione, analgesia e endoscopia digestiva. È un'iniziativa tra le prime in Italia riguardo la somministrazione di analgosedazione da parte di personale non anestesista. Ascoltiamo le interviste. Qui è stato possibile formare tutto il personale medico ed infermieristico dell'unità operativa di endoscopia all'utilizzo di farmaci fino adesso di esclusiva pertinenza anestesiologica, mi riferisco al Propofol. Questo ci permetterà di erogare le prestazioni endoscopiche agli utenti esterni, mi riferisco ad esami come la gastroscopia e la colonoscopia, in totale assenza di dolore e in totale sicurezza. Sono stati formati per far fronte a eventuali situazioni di difficoltà respiratorie magari dei pazienti. Ma in ogni caso il nostro servizio di rianimazione garantirà sempre delle emergenze che potrebbero verificarsi, come accade di solito per tutti i reparti ospedalieri. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, un'ampia pagina sportiva con le gare giocate nel fine settimana. Nella 30ª giornata di campionato di Serie D, vittoria in trasferta per il Notaresco che grazie a Banegas e Mancini passa a Tolentino e rimane in corsa per il primo posto nonostante la distanza con la capolista Campobasso. Il servizio è di Matteo Falzon. Il Notaresco fa il suo ed espugna il della vittoria di Tolentino grazie ad una rete per tempo. La compagine del presidente Di Giovanni in terra marchigiana ha conquistato la vittoria numero 17 in stagione, la nona in esterna. Banegas e Mancini i marcatori, tra i cremisi maglia da titolare per gli ex Ruci e Padovani, solo panchina per l'altro ex Rosso Bluminella. Recuperi importanti per mister Epifani, sostituito in panchina ancora dal vice Falasca. Di nuovo nell'undici titolare Banegas, assente dal 1 aprile scorso, si rivedono in panchina il talentuoso Cancelli e Marcelli, quest'ultimo alla prima convocazione stagionale, tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. E Tortelli al minuto 8 a creare il primo pericolo per la difesa abruzzese. Il suo colpo di testa termina di poco sul fondo. E ancora la formazione cremisi a rendersi pericolosa. Corre il minuto 20 quando Padovani si invola verso la porta. Prodigioso il recupero difensivo di Massarotti che rimonta l'attaccante di casa e sventa la minaccia. Due giri di lancette più tardi l'occasione capita a Lattarulo che non riesce ad impattare. Però il cross proveniente dalla destra. I rossoblù del presidente Di Giovanni si buttano in avanti lasciando inevitabilmente spazi alla ripartenza del Tolentino che ci prova ancora al 22esimo con Pagliari, Sciba attento ed al 24esimo con un colpo di testa di Cicconetti, palla alta di poco sulla trasversale. Passata la mezz'ora gli ospiti coprono meglio il campo e dal 38esimo passano. Lattarulo è a terra dopo un contrasto con Laborì. Notaresco decide di proseguire. Banegas prende palla, si avvicina all'area e lascia partire un tracciante che si infila alle spalle di Giorgi. 0-1 con il 14esimo gol in campionato per il Pocio argentino. La sua assenza si è fatta sentire davvero tanto per la squadra notareschina. Prima del riposo la squadra rossoblù potrebbe raddoppiare, ma capitan Ruggeri salva sul tiro di Aquadro al minuto 40. Le immagini di Loris e Bennato ci portano alla ripresa, che resta sempre viva ed intensa ma con meno occasioni da rete rispetto alla prima frazione. Ed infatti bisogna attendere il 20esimo per annotare qualcosa con il colpo di testa di Padovani che termina sul fondo di un niente. I ritmi a lunga cala nonostante i cambi operati dai due tecnici, il Notaresco torna a rendersi pericoloso al 35esimo sugli sviluppi di un angolo, Giorgi è miracoloso su capitan Speranza, poi la girata di Gallo termina alta. Al 38esimo la squadra guidata da Falasca chiude i conti, a Quadro calcia una punizione e pesca Mancini che sul filo del fuorigioco elude la difesa di casa e di testa beffa Giorgi per il suo terzo gol in campionato. E la rete che nonostante i 5 minuti di recupero certifica la preziosa vittoria del Notaresco, anche se prima del triplice fischio c'è da segnalare la doppia espulsione, una per parte per Conti e Mancini per reciproche scorrettezze. Sempre in Serie D, la prima della classe legittima la posizione in classifica vincendo al Fadini di Giulianova per 1-0. Il Campobasso sale così a 64 punti, ora manca solo la matematica per festeggiare il ritorno tra i professionisti dei molisani. Stefano Recanati. Una partita che ha ben poco da dire in casa a Giulianova dopo la notizia del blocco dei play-out. Mister Bitetto, che sconta la sua seconda ed ultima giornata di squalifica, deve rinunciare a Tipaldi infortunato, al suo posto gioca D'Antonio. In panchina vanno anche Massetti e Barlafante, rimpiazzati dal rientrante De Cerchio e Forcini. Altre ambizioni invece per il Campobasso, che vede sempre più vicino il traguardo della Serie C. Cudini squalificato deve rinunciare a Esposito e Brenci, ancora alle prese con i rispettivi
rispettivi infortuni. Nel 4-3-3 c'è l'ex di turno e giuliese Doc Bontà a centrocampo, mentre in avanti a formare il tridente tocca a Cogliati di Domenico Antonio e Vitali. Pronti via e i molisani provano a mettere subito a loro favore la contesa. Al 7° minuto, quando Cogliati si libera in area di rigore, ma al momento del tiro viene chiuso da Ferrini che ci mette una pezza. Anche il Giulianova prova a mettere paura alla capolista con un cross dalla tre quarti di Cipriani, con Paudice anticipato in corner dalla difesa molisana. Ancora abruzzesi 2 minuti più tardi con un'azione fotocopia a quella precedente. Questa volta l'assist è di Tedone. Paudice in aria gira bene di testa, ma la risposta di Raccichini in angolo è super. Non è il solito campo basso. La capolista fatica a superare il folto attento centrocampo giallorosso, che sul finale di primo tempo ha di nuovo l'opportunità di portarsi in vantaggio con Cipriani, ma il tiro del classe 2001 è preda di Raccichini. La ripresa comincia subito con un cambio tra le fila rosso-blu, con Rossetti che va a prendere il posto di Domenico Antonio. Sarà la mossa vincente di Cudini. Come nel primo tempo, riparte forte il campo basso, che si affaccia in area avversaria già al 6° minuto con Cogliati. Il suo tiro a botta sicura è deviato da Mora con un intervento di puro istinto. Preme ancora la formazione molisana, che passa in vantaggio al 18° proprio con Rossetti, il quale riceve da Cogliati in area di rigore. Il suo tiro trova anche la deviazione di un difensore giuliese con la sfera che termina la corsa alle spalle di un incolpevole Mora. E un Giulianova in balia del campo basso in questa ripresa. I rosso-blu potrebbero raddoppiare con l'ex di turno Bontà, ma il suo colpo di testa è respinto da un attento Mora. Poi la sfera finisce sui piedi di Ladu, ma il suo tiro termina alto. I giallorossi sono piuttosto sterili nella ripresa e la conferma lo dà il calcio di punizione battuto da Cipriani, che non crea nessun pericolo alla difesa rosso-blu. Cerca di chiudere la partita il campo basso per evitare pericoli sul finale di gara, così alla mezz'ora Candellori dalla distanza testa tutta la bravura di Mora, poi Rossetti a giro calcia fuori. Il campo basso cala di attenzione e il Giulianova prova ad approfittarne soprattutto in pieno recupero. Prima con Paudice, la sua conclusione dal limite dell'area di rigore impegna in 2 tempi Raccichini, molto fortunato un minuto più tardi sulla punizione di Massetti, palla che bacia la faccia del palo, poi la sfera sbatte sulla schiena dell'estremo ospite per finire sul fondo. Finisce così, dopo 5 minuti di recupero, con la festa del campo basso che fa un altro piccolo passo verso i professionisti. Esce tra gli applausi il Giulianova, che nonostante il nettissimo divario in classifica avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Continua la marcia del Pineto, che vince tra le mura amiche col Monte Giorgio. Rete di Romano per i biancazzurri, con Mercorelli che salva i suoi parando il rigore a Lupoli. Prosegue la scalata playoff del Pineto, che dopo il successo nell'infrasettimanale con il Vasto Girardi fa valere il fattore campo, superando di misura al Mariani Pavone il Monte Giorgio e arrivando così al 5° posto in classifica, l'ultimo utile proprio per la seconda fase. Squadra abruzzese in campo con il 3-4-3 consueto, ospiti che rispondono con il 4-3-3. Al 2° Minincleri per il Pineto su punizione fa correre un brivido al portiere Zizzania con il pallone che termina di un soffio alto. Al 4° la risposta della formazione marchigiana con il tiro cross dalla destra di Misin, che costringe Mercorelli alla respinta. Gara giocata su buoni ritmi ma con poche emozioni e con le difese a sovrastare i due attacchi. Bisogna così arrivare al 38° minuto con una occasione ghiottissima per il Pineto e con Minnozzi che sotto rete non riesce a mettere il pallone alle spalle di Zizzania. Si disperano i biancazzurri con la gara che resta sullo 0-0 ma che finalmente si ravviva. Al 42° c'è infatti un pallone perso dal Pineto con la sfera che arriva a Mandolesi, che cerca il gol della domenica mettendo il pallone di un soffio fuori. Passano pochi secondi e si rivede ancora il Pineto al 43° con Minincleri che in mezza rovesciata non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa al 7° minuto Bertolo per la formazione abruzzese per poco non gioca un brutto scherzo a Zizzania, che riesce a respingere il pallone. All'8° Minnozzi fa gridare al gol la formazione di casa, ma la difesa marchigiana riesce a salvarsi in qualche modo. Al 3° tentativo la squadra di Pomante passa grazie a Romano, che di testa salta più in alto di tutti, segnando il gol del meritato vantaggio locale. Pineto 1, Monte Giorgio 0 e abruzzesi avanti. Al 23° però c'è da segnalare il colpo di testa per il Monte Giorgio del neo entrato Santoro, con Mercorelli che è attento. Gara vivace con Minnozzi, che al 25° regala su punizione solo l'illusione del gol per la formazione abruzzese, con la palla che però esce fuori. Al 34° Lupoli per il Monte Giorgio di testa su cross di Misin fa 1-1, ma Zoppi di Firenze annulla per fuorigioco su segnalazione del primo assistente.
soffre un po' la pressione ospite, la squadra di Pomante, che sembra anche accusare il caldo. Il match resta così in bilico, visto che al 42esimo Della Quercia tocca il pallone in area con la mano dopo essere stato vistosamente spinto. Il direttore di gara indica fra le proteste abruzzesi il dischetto con Mercorelli, che ipnotizza Lupoli respingendo il rigore. Festa grande in casa bianca-azzurra, con il vantaggio del Pineto che resiste e con il Monte Giorgio che non ci sta e che al 44esimo in mischia in area abruzzese crea un altro pericolo. Poi 5 minuti di recupero e la festa del Pineto per 3 punti dal valore inestimabile. Andiamo in eccellenza, il Chieti vince a Lanciano per 2-0 e mantiene la vetta del campionato di eccellenza, prestazione dignitosa dei frentani che restano ultimi senza punti, mentre i teatini hanno segnato le due reti nella ripresa con Farindolini e Spadafora. Derby assolutamente non banale né scontato, nonostante i numeri siano di facile lettura. Il Chieti fa suo il confronto del Biondi senza brillare, ma facendo della concretezza il suo punto di forza. Il Lanciano resta ancora a quota zero, ma salva la faccia, gioca con coraggio, dimostra che passeggiare sul rossonero non è consentito a nessuno. 0-2 il finale, sostanzialmente giusto, condito da due rigori, due espulsioni, due palle gol che se il Lanciano avesse capitalizzato chissà cosa avrebbe riservato il proseguo. Partita non bella, ma intensa, a tratti ruvida, con i neroverdi di Lucarelli che nel primo tempo fanno fatica inizialmente a costruire gioco e spazi in attacco contro una difesa frentana rocciosa che gioca di sciabola e non di fioretto. Primi minuti solo con punture di spillo, con l'atteggiamento tattico neroverde a trazione anteriore che però resta infruttuoso. Al sesto una punizione sulla tre quarti con palla lunga trova il portiere lancianese Rossetti in uscita. Al nono Rodia, dopo una percussione in area, tira debolmente con l'estremo lancianese che non ha patemi. E se il Lanciano al 13esimo trova un calcio di punizione che allenta la pressione ospite, il pallone ribattuto dalla barriera innesca il contropiede della capolista con Rodia che a tu per tu col portiere spara debole al lato. Grande occasione quella del 22esimo, quando il Chieti ottiene un calcio di rigore per fallo in area di Rinaldi su Fabrizi. Inutili le proteste rossonere, il piattone di Mariani viene bloccato però da Rossetti. Si rimane sullo 0-0 con Lanciano che rischia poco, i neroverdi spesso imprecisi, vedi al 38esimo con l'1-2 Farindolini Siragusa senza esito, o al 41esimo quando ancora Farindolini con un rasoterra non trova nessuno alla deviazione vincente. Conticchia, minuto 42, dal limite prova un destro di precisione che lambisce il palo alla destra di Rossetti, mentre a pochi secondi dal duplice fischio ecco il Lanciano che graffia e va vicinissimo al gol col cross di Di Benedetto, lo stop di petto e la botta a volo di Lombardi. Il portiere neroverde respinge di pugno e salva la sua porta. Ripresa che si apre ancora con Lanciano insidioso, Lombardi serve Di Benedetto che dal limite libera Marfisi, conclusione di un soffio al lato, pericolo scampato per il Chieti. E poi arriva invece il gol che segna la partita, quarto minuto su cross di Aquilanti, un rimbalzo inganna Rossetti che perde palla, Farindolini da due passi gonfia la rete, il Lanciano fa fatica a riorganizzarsi, il Chieti controlla e prova a chiudere i conti, timidi tentativi fino al 29esimo con un altro rigore concesso ai neroverdi per atterramento in area di Lucarino, l'ex di turno Spadafora da poco entrato batte il rigore perfetto. Giochi fatti ai quali si aggiungono le espulsioni di Lombardi prima per doppio giallo e di Paravati nel finale con un rosso diretto per un intervento kamikaze su consorte. Si giochicchia così fino al triplice fischio. Il Lanciano ci mette coraggio e orgoglio senza deprimersi davanti a numeri impietosi e incertezze societarie. Il Chieti non brilla ma va avanti come un treno da squadra di qualità e da vera capolista. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay di Enrico Rocchi. L'informazione invece tornerà come sempre alle 23 con l'edizione della notte. Grazie per averci seguito, buona serata.